Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscolo e Vita. Nel video di oggi voglio rispondere a una domanda che ricevo molto spesso ed è: come faccio a superare una fase di stallo? Spessissimo facciamo degli esercizi, facciamo un programma nuovo, va benissimo per magari 4 settimane, 6 settimane, continuiamo a progredire con i carichi, ma poi arriviamo ad un punto di stallo. Cosa fare? Ti do tre cose da fare in pratica. La prima cosa è capire se stai in stallo su ogni singolo movimento oppure se sei in stallo su un singolo movimento, perché se sei in stallo su tutti i tuoi movimenti vuol dire due cose. Uno, il programma magari non fa per te, magari o stai undertraining o stai overtraining, ovvero o stai facendo troppo poco o stai facendo troppo. Quindi da lì devi capire se stai facendo troppo poco, ovvero magari non hai più i DOMS, i dolori muscolari, non senti che in realtà lavori tanto, magari devi aumentare un pochino il volume. Quindi inizi aumentando di un set su ogni esercizio e vedi se lì riprendi a progredire. Invece, nel modo opposto, se tu invece stai facendo troppo e non riesci a recuperare abbastanza, devi diminuire di un set e magari vedrai che ritornerai a progredire e fare progressi col carico, perché tanta gente fa troppo in palestra e in realtà fare più volume non è sempre migliore, come abbiamo visto, perché segue più o meno questo cerchio qua. Tu puoi fare troppo volume e i gain saranno minori rispetto a se trovi il tuo punto ottimale di volume. Quindi quelle sono le due cose. Terza cosa, se tu ti stai allenando da 8 settimane in modo costante e molto intenso, ti consiglio di prenderti una settimana di scarico. Ogni 8 settimane, 8-12 settimane, fai una settimana di scarico in cui riduci il volume del 30-50% e riduci i carichi del 30-50%, oppure semplicemente non vai in palestra. Quindi è una settimana dove fai ripristinare tutto, sistema centrale nervoso, i muscoli, eccetera, eccetera, così che poi quando torni vedrai che riprenderai a fare dei gains. L'ultimo punto è: se tu ti sei bloccato su ogni singolo esercizio, può essere che devi rivedere le calorie. Se stai in deficit o in mantenimento, questo succede abbastanza spesso perché non stai dando abbastanza energia del tuo corpo da utilizzare per energia e da convertire in nuovi muscoli. Quindi molto probabilmente arrivi in una fase di stallo. Per questo motivo, se tu vuoi aumentare la massa muscolare, il modo ottimale è stare in un surplus calorico, ovvero dare quelle 200-300 calorie in più rispetto al tuo fabbisogno giornaliero al tuo corpo e vedrai che rinizierai a fare progressi. Quindi se tu vedi che ti sei stallato in tutto e i punti precedenti non fanno per te perché ti stai allenando da meno di 8 settimane in modo costante, magari dovrai andare a vedere le calorie, magari stai mangiando troppo poco e ti converrebbe aumentare un pochino le calorie. Detto questo, cosa succede se invece tu stai andando benissimo tutta la scheda, ma sei in stallo su un movimento specifico? Metti panca piana col bilanciere. Cosa devi fare lì? È molto più conveniente, invece di provare a continuare a fare sempre lo stesso movimento e alla fine non andare da nessuna parte, cambi movimento. Fai un movimento molto molto simile, però che è un pochino diverso, ovvero cambi dalla panca piana col bilanciere alla panca piana con i manubri. Cosa succede? Riprendi a progredire perché è completamente uno stimolo nuovo, anche se il movimento è lo stesso. Quindi mantieni questo nuovo movimento per 6-8 settimane, perché come ho detto nell'ultimo video, in realtà i gains all'inizio sono del sistema centrale nervoso, sono della connessione tra il tuo cervello e il muscolo, mentre dopo le 4 settimane inizia l'ipertrofia. Quindi tu mantieni il nuovo movimento per 6-8 settimane, poi vedrai che una volta che torni al movimento precedente riprenderai a fare progressi. Magari sì, avrai perso un pochino di forza, magari diminuisci di 2,5 kg al lato, ma vedrai che rientrerai nella fase a fare progressi che in realtà supererai la fase di stallo precedente. Questo è tutto quello che dovete fare. Quindi, in stallo su tutto, rivedete calorie, dovete rivedere il programma, magari state facendo troppo poco, state facendo troppo e dovete fare la fase di scarico ogni 8-12 settimane intense e costante. Invece, se vi bloccate su un movimento specifico, sostituite quel movimento con un altro molto molto simile, appunto panca piana con bilanciere, panca piana con i manubri, panca inclinata con bilanciere, panca inclinata con i manubri, trazioni, invece di fare le trazioni fate l'up pull down, metti, oppure fate il barbell row. Quindi cambiate un po' così e vi assicuro che riprenderete a fare i progressi. Detto questo, spero vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto lasciateci un like che mi aiuta a farlo arrivare davanti a più gente. Vi ringrazio a tutti del supporto, ragazzi. Sono presissimo con l'università, non vedo l'ora di iniziare a fare solo praticamente YouTube quest'estate. Quindi ancora un mese di sforzo intenso e poi sono per voi e vi porto contenuti divertenti. Iscrivetevi, lasciatemi un commento, ci vediamo al prossimo. Ciao!